La conferma di un meeting in presenza in Fiere e la prestigiosa apertura con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono stati svelati a Roma gli aspetti più salienti della 42esima edizione della Kermesse che si terrà a Rimini dal 20 al 25 agosto con il titolo Il coraggio di dire io, citazione del filosofo danese Kierkegaard. A dialogarne con i promotori anche la ministra all'Università Messa. Quello di quest'anno, dopo la parentesi più digitale del 2020, torna ad essere un programma ricco di appuntamenti che, come da tradizione, andranno a sondare temi diversi, lasciando spazio a posizioni anche distanti tra loro. Importante la partecipazione di rappresentanti del governo, 8 i ministri annunciati, da Orlando alla Gelmini, da Speranza a Garbuglia. Si andrà in Europa con gli interventi di Davide Sassoli e di Paolo Gentiloni, premesse interessanti anche per l'incontro che vedrà allo stesso tavolo per parlare dei partiti in democrazia Letta, Meloni, Rosato, Salvini, Tajani e un rappresentante del Movimento 5 Stelle. Spazio alla cultura e allo spettacolo con Pupi Avati, Federico Mecozzi, Paolo Cevoli, temi affascinanti per le mostre, da Tolkien a Pierpaolo Pasolini, dagli anniversari di Gino Cervi e Fernandel alle serie TV. Questo meeting tornerà in presenza e di questo siamo molto contenti. Abbiamo un tema molto sfidante, il coraggio di dire io, con i quali vogliamo sottolineare l'assunzione di responsabilità di ognuno, la sua creatività, la sua singolarità come punto decisivo per una ripartenza che vede la società civile attiva, partecipativa e non una passività che aspetta che altri facciano qualcosa e si muovano. Questo sarà testimoniato da tantissime persone di tutto il mondo e siamo molto grati e onorati che l'inaugurazione vede la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ci ha incoraggiati tutti in questi mesi così difficili proprio a un'assunzione di responsabilità personale per il bene di tutti. Sarà presente il Presidente del Parlamento Europeo Sassoli, diversi ministri italiani per discutere sul futuro del nostro paese, sul futuro dell'Europa, perché oramai sappiamo che l'Italia e l'Europa devono lavorare strettamente insieme per affrontare le grandi sfide che ci aspettano. Io penso che sia un segnale positivo per tutto il paese che il meeting torni in presenza, che ci si possa rivedere, che ci si possa condividere un'esperienza di dialogo, di confronto insieme nella Fiera di Rimini. Soprattutto sono contento per i giovani che possono tornare a rivedersi e affrontare insieme i grandi temi che li aspettano, perché non dimentichiamo che il futuro sarà costruito da loro e il meeting vuole anche dare a loro un grande sostegno per poter trovare incoraggiamento, criteri e conoscenze per dare il meglio di sé. Perché non sarà facile e quindi spero che loro trovino dentro il meeting, dentro questi incontri, una linfa vitale per vivere bene il loro futuro. Il fatto che università e ricerca siano entrati in misura considerevole anche nel recovery plan rende conto del rimettere al centro la persona con le sue competenze, con la sua curiosità, con la voglia di studiare, con la voglia di crescere, perché l'università vuol dire crescita e vuol dire opportunità. Quindi credo che la centralità della persona possa e debba trovare nell'università il modo e anche l'aiuto per poter realizzarsi e poter crescere. Per me vuol dire il coraggio di saper pensare con la propria testa e portare avanti anche proprie idee, proprie progettualità, ma sempre in un mondo collettivo, dove non devi mai limitare l'altro, ma devi cercare anche di saper portare la tua idea, la tua prospettiva e cercare di ottenere quello che ritieni sia giusto. L'intero evento sarà trasmesso anche in diretta sui canali digitali, ma il desiderio è che siano tante le persone in fiera in piena sicurezza. Torna in presenza, anche l'anno scorso nel suo piccolo l'ha fatto con quasi 10.000 persone, ma torniamo in Fiera Rimini, quindi con la capacità di ospitare
diverse decine di migliaia di ospiti, come è stata nella tradizione del meeting. Lo faremo chiaramente nel rispetto delle normative, con un protocollo costruito ad hoc, in modo tale che chiunque viene e i lavoratori del meeting possano stare vicini ma in sicurezza. L'elemento principale è sempre quello della responsabilità personale, perché le norme da sole non fanno nulla. Noi favoriremo questa responsabilità personale attraverso un'app che genera dei QR code d'ingresso e garantendo che chiunque entra in fiera abbia i requisiti del Green Pass. Quindi chiunque entra in fiera potrà farlo liberamente e gratuitamente, ma mostrando sostanzialmente gli elementi del Green Pass.